Uniformità alla volontà di Dio, di Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Prima parte. Tutta la nostra perfezione consiste nell'amare il nostro amabilissimo Dio. La carità è legame di perfezione. Ma poi tutta la perfezione dell'amore a Dio consiste nell'unire la nostra alla sua santissima volontà. Questo è il principale effetto dell'amore, afferma San Dionigi Areopagita. L'unire le volontà degli amanti, sicché abbiano lo stesso volere. E perciò, quanto più uno sarà unito alla divina volontà, tanto maggiore sarà il suo amore. Piacciono certamente a Dio le mortificazioni, le comunioni, le opere di carità verso il prossimo, ma solo quando sono secondo la sua volontà. Se invece non vi è la volontà di Dio, non solamente egli non le gradisce, ma le detesta e le punisce. Semmai vi sono due servi, uno dei quali fatica tutto il giorno senza riposare, facendo ogni cosa a suo capriccio, l'altro fatica meno, ma obbedisce in tutto, certamente il padrone amerà questo secondo e non il primo. Che servono le opere nostre alla gloria di Dio quando non sono secondo il suo beneplacito? Non vuole il Signore sacrifici, disse il profeta Saul, ma l'obbedienza ai suoi voleri. Chiede forse il Signore degli olocausti e delle vittime, o non piuttosto che si ubbidisca alla sua voce? Il non voler sottomettersi è come il delitto di idolatria. L'uomo che vuole operare per propria volontà, senza quella di Dio, commette una specie di idolatria, poiché allora, invece di adorare la volontà divina, adora in certo modo la sua. La maggior gloria che noi possiamo dare a Dio è di adempiere in tutto i suoi santi voleri. Il nostro Redentore, che venne in terra a stabilire la divina gloria, questo principalmente venne ad insegnarci col suo esempio. Ecco come San Paolo lo fa parlare al suo Eterno Padre. Tu non hai voluto ostia né oblazione, ma mi hai formato un corpo. Allora io dissi, ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Tu hai rifiutato le vittime che ti hanno offerto gli uomini, ma vuoi che io ti sacrifichi il corpo che mi hai dato? Eccomi pronto a fare la tua volontà. E affermò più volte che egli era venuto in terra non a fare la sua, ma solamente la volontà del Padre. E volle che il mondo avesse conosciuto l'amore che portava al Padre nell'ubbidire alla sua volontà, che lo voleva sacrificato sulla croce per la salvezza degli uomini. Così appunto disse nell'orto, allorché andò incontro ai suoi nemici che venivano a prenderlo per condurlo alla morte. Affinché il mondo conosca che io amo il Padre e faccio come il Padre mi ha ordinato, alzatevi e andiamo. E disse anche che riconosceva per suo fratello che avesse fatta la divina volontà. Chi
Chi fa la volontà del Padre mio, mi è fratello. Tutti i santi hanno avuto sempre fissa la mira nel fare la divina volontà, ben intendendo che qui consiste tutta la perfezione di un'anima. Su questa terra dobbiamo apprendere dai beati del cielo come dobbiamo amare Dio. L'amore puro e perfetto che i beati in cielo hanno per Dio è nell'unirsi perfettamente alla sua volontà. Se i serafini intendessero essere suo volere, che si impiegassero per tutta l'eternità ad ammucchiare le arene dei lidi o a tagliare le erbe dei giardini, volentieri lo farebbero con tutto il loro piacere. C'è di più, se Dio facesse loro intendere che andassero ad ardere nel fuoco dell'inferno, immediatamente si butterebbero in quell'abisso per fare la divina volontà. E questo anche ci insegnò a chiedere Gesù Cristo, cioè l'eseguire la volontà divina in terra, come la fanno i santi in cielo. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Tu sei gelosa, ma poi sei tutta amorosa, tutta dolce. Signore chiamava Davide uomo secondo il suo cuore, perché Davide adempiva tutti i suoi voleri. Davide stava sempre preparato a fare la divina volontà, come spesso attesta: il mio cuore, o Dio, è disposto il cuore mio. E supplicava il Signore di insegnargli a fare la sua volontà. Insegnami a fare la tua volontà. Un atto di perfetta uniformità al divin volere basta a fare un santo. Ecco Saulo, mentre va perseguitando la Chiesa, Gesù Cristo lo illumina e lo converte. Che fa Saulo? Che dice? Non fa altro che offrirsi a fare la sua volontà. Signore, che vuoi che io faccia? Ed ecco che il Signore lo dichiara vaso d'elezione ed apostolo delle genti. Costui è uno strumento eletto da me a portare il nome mio ai pagani. Sì, perché chi dà la sua volontà a Dio gli dà tutto. Chi gli dà i beni con l'elemosina, il sangue col flagellarsi, i cibi con i digiuni, dona a Dio parte di ciò che tiene, ma chi gli dona la sua volontà gli dona tutto, onde può dirgli: Signore, io sono povero, ma ti dono tutto quel che posseggo. Dandoti la mia volontà, non ho più che darti. Voglio solo a te piacere, nel patire e nel godere, quel che piace a te. Ma questo, appunto, è ciò che da noi attende il nostro Dio. Figlio, dammi il tuo cuore. Figlio, dice il Signore a ciascuno, figlio, dammi il tuo cuore, cioè la tua volontà. Dice Sant'Agostino,
non possiamo offrire a Dio cosa più cara che dirgli: Signore, possiedici tu. Noi ti doniamo tutta la nostra volontà. Facci conoscere quello che da noi desideri e noi l'eseguiremo. Su dunque, vogliamo compiacere appieno il cuore di Dio. Procuriamo in tutto di conformarci alla sua divina volontà e non solo di conformarci, ma di uniformarci a quanto Dio dispone. La conformità importa che noi congiungiamo la nostra volontà alla volontà di Dio. Ma l'uniformità importa di più, che noi della volontà di Dio e della nostra ne facciamo una sola, di modo che non vogliamo altro se non quello che vuole Dio. Questa è la massima perfezione a cui dobbiamo sempre aspirare. Questo deve essere lo scopo di tutte le nostre opere, di tutti i desideri, meditazioni e preghiere. Per questo dobbiamo pregare tutti i nostri santi protettori, i nostri angeli custodi e soprattutto la Divina Madre Maria, che fu la più perfetta di tutti i santi, perché più perfettamente si uniformò sempre alla Divina Volontà. Il tuo gusto, Signore mio, amo solo in te, mio Dio. Solo mio Signore, ciò che vuol la tua bontà. Quanto degna sei d'amore, o divina volontà. Quanto degna sei d'amore, o divina. Gelosa, ma poi sei